All'ingresso. Ed eccoci qua, come ragazzi, con la nuova parte dei Guardiani della Galassia. No, razzo, non lascio la sua corteccia nelle tue mani, capito? Decidi. Bene, ci sono rimasti in quei... Sei solo invidiosa che il mio piano sia meglio. Quei momenti, in quei ricordi di Peter, meglio che apre che nera quel di regalo. Provaci pure, 12.000 volt tutti dedicati a te. Servirebbe un'opinione imparziale, Peter. Hai sicuramente le tue ragioni, Gamora, ma e sono d'accordo con Rocket. Ora riprendiamo qua con un nuovo capitolo, perché... il capitolo 4. Sì. Che siamo arrivati finalmente alla fortezza. Uoveri. E c'è già un po' di movimento. Cioè, ho capito tutto benissimo, ma non è che ti andrebbe di rispiegarlo per gli altri, sai? Oh. Vendiamo Groot. Rientriamo di nascosto e usiamo il tracciante per trovarlo. Oddio, e farlo evadere. Ecco, sì. Facilissimo. Sul serio. Successo assicurato. Sicuro. Nome. Guardiani della Galassia. Mai sentiti nominare. Beh, vivete su una palla di fango in mezzo al nulla. Scusa, come? Vuol dire che succederà. Siamo celebri nel sistema di Kree. Che cosa c'è lì dentro? Un essere mostro. Raro, ultimo della sua specie. E un bravo ragazzo. Sembra un cespuglio. È un albero. Io sono Kree. Un albero parlante. Strano. Strano. Va bene, passate. Prima che cambi idea. Sì, e noi prima che ti cambiamo i connotati. Certo, se alla regina non piace, in quella scatola ci finiranno i vostri resti. Grazie, agente. Buona giornata. Agente? Ma sì. Eccoci arrivati, bene. Sarà dura uscirne se dovesse andare tutto a rotoli. Andrà benone, abbiamo il mostro perfetto e un ottimo piano. L'albero non è un mostro. Dovremmo vendere il ratto furibondo. Lady Elbender non sarà soddisfatta. Che c'è? Dovrei averne paura solo perché ha una proprietà. È solo uno stupido zoo. Oddio. Non è uno zoo. È un razzo di esercito. Ma non così. Possibile che siano solo dei custodi con armi? Non ho mai visto un quarto stomato. Ma so come possono ridurre un uomo. Tranquilli. Se si mette male, basta tornare alla Milano. A meno che non abbia una flotta di navi Shi'ar. Sì, come se avesse una flotta intera per portare a spasso tutto lo zoo. Oddio. Non toccare la nostra nave. Mi sbagliavo, perdita. Non sono Shi'ar. Oh, no. Sono peggio. Perché abbiamo attraccato qui evitando l'inospitale superficie del pianeta? Bella domanda. La prossima volta. Bella domanda, mi do io. Esatto. Ci serviva del tempo per perfezionare un piano a prova di scemo. Lady Elbender non è scema. Appena il mostro sparirà, penserà che siamo stati noi. Lo penserà, sì, ma non lo saprà. Dettaglio. Al punto di inseguirci per tutta la galassia, almeno. Vabbè, vi inseguirà, punto e basta. Ma state scherzando? Guardatevi intorno. Mamma Se vendiamo Groot, ci vorrà una vita per ritrovarlo. Peter Quill si aspetta che usi il tuo insetto. Cimice. Rassicuriamo. Rilassati, Rocket. Abbiamo il tuo tracciante, no? Non è proprio come una mappa, Quill. È più una roba da caldo, fuoco. È tipo il gioco acqua-fuoco. Acqua-fuoco. Cosa? Infatti il gioco acqua-fuoco. Un teschio di Vilaro. Quello è un trofeo inestimabile. Madonna, dai gusti raffinati. Buone notizie per noi. Non vedo l'ora di conoscerla. Siamo una squadra, restiamo uniti. Sarà una donna interessante. Tutti per uno, uno per tutti. E tutti che per espressione tutti. Profonda. Te la sei appena inventata? Sì, giusto ora. Mi è venuta così, su due piedi. Infatti. Seguitemi e ascoltate bene. Non avvicinatevi al trono di Lady Elbender. Se dovessi avvicinarsi lei, restate immobili. Va bene. Niente movimenti improvvisi. È tipo un T-Rex, nessuno si muove. Ora sono annichilito davanti allo splendore della mia regina. Risparmi le tue vuote insieme. Perdono, mia regina. Non intendevo offendere. Vediamo la regina. Non prendermi per una sciocca. Non sei il primo ad affermare di avere catturato un Tarapan. Dubitate della sua autenticità? Se è davvero ciò che sostieni che sia, dimostramelo. Oppure, preparati a pagare le conseguenze della tua sciocca ciarlataneria. Posso assicurarvi, mia signora? Liberalo subito. Liberalo. Va tutto bene. Per ora. Oddio, che cavolo è? Si è tipo copiato l'aspetto.
Sei fregato, amico. Oh, guarda che donna figaccione possente. Non si spaventa per niente. Come è impassibile, guardala là. Guarda, gli dà una cenfonata. Potrei vivere libero qui. Piccolino e carino, wow. Carino e coccoloso, come si dice, no? Fate entrare il prossimo e trasferite 10.000 unità ai familiari di quest'ultimo. Parla. Mi pare giusto. Saluti, sono Star-Lord. Drax il distruttore. Ah, lo conosce. La rovina del titano pazzo in carne e ossa. E quale carne? Oddio, è più interessata a lui, mi sa. La tua presenza mi onora. Sei molto più piccola di quanto mi aspettassi. È già un punto a favore. Ma Drax non aiuta, però. E cosa ti aspettavi, dunque? Forse posso fare qualcosa al riguardo? Oh, mamma. Ah, improbabile. Sai che ci sto provando con te, Drax, vero? So essere piuttosto convincente. Peter Quill. Sospetto che stia flirtando con me. Oh, ma dai. Prendi l'inizio, incoraggia Drax. Prendi l'inizio, incoraggia Drax. Stai al gioco, falle un complimento a due. No, fai un complimento, dai. Tu sta al gioco. Falle dei complimenti. Finisce malissimo. È la scelta migliore. Sei un pessimo negoziatore. Oddio. Non ha tutti i torti. Lady Elbender. Date le dimensioni della tua arma, deduco che tu sia un'eccellente guerriera. Magari in futuro potrei darti una dimostrazione. Rappresenteresti un avversario accettabile. Dimmi, distruttore, cosa ti porta su Sekhnarf 9? Peter Quill, mostra la creatura. Mostriamo la creatura. Non parlare, sta zitto, che è meglio. Un Flora Colossus. Almeno sa che cos'è. Ero convinta che la tua specie ormai fosse estinta. No, ce n'è ancora uno, dai. Qual è il prezzo, distruttore? 20.000 unità. 20.000? 20.000 unità. È poco, non sai. È così mostruoso come quella raccapricciante bestiola, ma è un abile guerriero e possiede facoltà rigenerative. Inoltre, è l'ultimo della sua specie. 20.000 unità sono un compenso più che equo. Io direi che ce ne avrebbero di più, ma va no. Bene. No. Che vuol dire no? Chiedi di me, sostieni. Vuol dire no. Beh, allora sei stupida, cara. Rocket, lascia fare a Drax. Infatti. Dimmi il tuo prezzo, allora. 15.000 unità. E tu resti qui. Che cosa? Vuoi comprare Drax? Oh no, non comprare. Ma investire. Oddio. Ho bisogno di un guerriero come te al mio fianco. Purtroppo non sono disponibile. Peccato. Ah, ci saremmo potuti divertire così tanto insieme. Sapessi. 12.000 per il Flora Colossus, allora. 12.000 non è assolutamente... È assolutamente male per un Flora... Coso. Andata. 12.000 unità, perfetto. Grazie, ha trattato con Lady Ember in modo sorprendente, efficace e buono. Drax sa trattare meglio di Peter, sicuro. Mm.
Groot, ti salveremo! Groot! No, Rocket, tranquillo. Da che eravamo poveri, un po' di soldi sono arrivati. I cicloni di Seknarf sono molto affamati. Passerete la notte tra i miei Hellraiser e farete baldoria insieme a noi. Sì, bella idea, Sicuramente vuole approfittare del fatto che Drax sia qua. Ma noi possiamo approfittare di questo per cercare di liberare Groot. Che cuccioloni belli, vero? Bene, titoliamoci la telefono di Lady Alvender. Perché c'è un tentacolo? Ti chiamo io. Dovevate aspettarmi fuori. Non arrivavi più. Stavo cercando di crearmi un alibi. Flirtavi con una guardiaccia seknarfiana. Oddio. Che conferma che Groot è quasi di sicuro nel recinto degli ultimi arrivati. E dov'è di preciso? Non siamo arrivati a quel punto. Per fortuna che il piano è il mio. Meno male. Il tracciante punta alla sala del trono di Lady Scheletrosa, quindi io vado là. C'è un piccolo problema. E cioè? Le guardie. Se ci si mettono vanno giù di brutto. Sono pesantemente ebbri. Ma non meno pericolosi. Qualche bicchierino aiuta la mia abilità con la spada. Se qualcuno deve crepare per salvare Groot, e sia. Oh, oh, ehi! Non vogliamo una guerra contro una che vanta un esercito privato. Ma derubarla, sì. Saremo fuori di qui prima che se ne accorgano. Ma dobbiamo muoverci in silenzio. Drax! Drax. Sai cosa vuol dire silenzio? Quello non è essere silenzioso. I morti non parlano, Peter Quill. Non uccidano. Non ha tutti torti, però. Non toccate nulla, non calpestate nulla e non rompete nulla. E non rubate. No, no, e non fate nulla di stupido. Se ci beccassero, sarebbe finita per Groot. E tu non fare casino, però? Quindi, ragazzi, muoviamoci. La signora sa come organizzare una festa, glielo concedo. Non calpestiamo. È così qualcosa. Anche con i Ravager. Yondu lavorava sodo e si divertiva sodo. Quando lo faceva Thanos, invece, qualcuno ci restava. È una gara di pessime figure paterne. A me hanno regalato un collare elettrificato una volta. Quando ce ne andiamo, ve la organizzo io una vera festa. Piena di baldrocchi. Io sembrerò copricapi festivi degni di tale occasione. La stanza del trono ce l'abbiamo fatta in sempre rumore. Ecco, insomma, solcare l'abisso con un balzo, in silenzio. Lo ammetto, non pensavo a questo quando mi hai venduto quella storia degli eroi a noleggio. Magari il Bender ti offre un lavoro. Sembrava affatto interessata a me. Ha ragione, dovevamo vendere Drax. Io non intendevo questo. Proviamo Drax. Hai pensato? Stava praticamente implorando di passare la notte con Mr. Mosco. Non siamo papponi, Rocket. E il piano sta andando a meraviglia, come previsto. Sarà, però lui poteva darle un po' corda per aiutarci a trovare Groot. Non userò la mia carica sessuale per fini moschi. È come uno che non ha mai rimorchiato. Non tutti devono usare l'inganno per rimorchiare. Eccolo, di fronte a noi, dopo quelle mezze calzette. Sicuro che quel tracciante sia affidabile? Fidati, si è già ripagato da solo. Oh, fidati, questo l'hai pagato? Mi fido di quell'arnese. Ricordi quella volta su Ansara? Non la ricordo affatto. Tu non c'eri, bicipiti. Quill si è fatto beccare a rubare uova da un posto su Sakaar. Perché non sono stupita? L'ho trovato con l'arnese, nascosto in un'incubatrice di Spike. Ah, ok. Era nascosto. Sì, invece. Ammettilo. Sì, era nascosto. Fai con la magia, Rocket. Non è magia. Dico solo. È abilità. Di fidarti, Uoberi. La mia roba ha costruito i martelli. Aprirà questa porta e troverà Groot. Speriamo. Perché ho l'impressione che finirà tutto male? Sono bravo o sono bravo? Le due opzioni sono uguali. Siamo alla sala del trono. Ok, il tracciante dice... No, è brutto rottato. Sapevo che non avrebbe funzionato. Allora, li abbiamo visti portare Groot sull'ascensore, no? Dobbiamo solo trovare i comandi. Lady, come si chiama? Li avrà messi sulla sua sedia lì sopra. Noi siamo oggi. Aspettate un attimo. Io voglio un attimo potenziare le abilità. Che non ho fatto niente. Mezzogiorno di fuoco. Solo colpisce una vita senza i colpi di blast. Infinito da ingenti contro uno o più nemici. Ok, questa gliela sblocchiamo.
così almeno potenziamo pure qualcun altro se si può. Ma non penso di avere abbastanza punti abilità al momento. Vabbè, per ora niente, va bene così. Invece di scala si movente. Deve esserci un modo per attivarla dal piano terra. Usiamo il visore. Oppure lo possiamo rompere. Troppo difficile avere una normalissima sedia al piano terra. È pensata per suscitare timore nei suoi avversari. È un insulto all'efficienza, altro che. Sembra anche piuttosto scomoda. Forse dentro c'è un pannello di controllo da hackerare. Ok, Drax, prova a spostare quei detriti. Vediamo che si nasconde qua dietro. Oh. Dici che potevi fare ancora più rumore di così? Qui c'è una specie di pannello di controllo. Bene, forse posso usarlo per attivare questo coso. Rocket. Ok, sto inviando i progetti al tuo visore. Segui i cavi e dimmi quali giunzioni devo scambiare. Paper di avere la corrente. Oh, vediamo la corrente, ok, quindi. Qui. Fatto. Fico! È cambiata, lo vedo! Certo che ti stupisci con poco. Così. Così. E certo, scusa, uno si sorprende pure per che piccole idea cose. Far passare tutta questa corrente da un solo condensatore. Qualche problema? Sono dei dilettanti. Così. Questo circuito va rifatto da zero. Questa qui. Fatto. Questa. Oh, qui. Sì. Ok, così. Ah. I relè primari e secondari sono collegati. Così. Razza di Zarnok. Rocket, ha funzionato. Sì. Per metà. C'è ancora abbastanza energia per chiudere il circuito. Ok, ok. Oddio. Razzo, andiamo compagnia. Sono arrivati i nemici. Qui. Oh. Adesso sì, fateli fuori. Però siamo senza Groot. Mi aspettavo di meglio da un servitore di Lady Elbeth. Congeliamoli. Che volevi fare, tu, eh? Fuori in fretta! Almeno questo posto è isolato! Spero tanto che non li vai! Vai! Subito che il Bender li distingua! Questa furtività! Bellissima sta mossa! Yes! La volevo provare, sinceramente, anche se non ce n'era bisogno. Non è stato l'ideale. Ehi, no testimoni, no problemi. Magari Hellbender non se ne accorge. No testimoni, no problem, no? Allora, torniamo a fare i nostri lavori manuali. Il tracciante è a posto ora? Ecco, tienila così. Adesso posso raggiungere il trono. Meglio che quel pannello serva a qualcosa, perché speriamo. Ho finito la roba con cui smanettare. Certo che serve. Comunque questo gioco mi sta piacendo un sacco, ragazzi. Mamma mia, ha una storia stupenda. E i personaggi sono stupendi anche. Visto? Perfetto. È l'ascensore sbagliato. Cosa? È vero, Groot è sceso dall'altra parte. Beh, è l'unico che abbiamo, dolcezza. Sfruttiamo. Evviva, ci siamo quasi. Devo dirlo, sta andando tutto liscio. Come è stato decisamente meno che liscio. Ok, sì, c'è stato quell'intoppo, ma almeno nessuno ha dato l'allarme. E quello per te era un intoppo? D'ora in poi sarà una passeggiata. Ma che brutto rottame! Che tempismo! Ma no, c'è qualcosa che non va. Shh! Occhio, altre guardie! Me ne terrei alla larga, Peter Quill. Facciamo meno di rottame. Bisogna essere silenziosi quanti per i gatti. Avete anche voi un brutto presentimento? Io sì che ce l'ho. Piano, mi qui. Il tracciante si è spento. Hai detto che ci siamo. Sono certo che sta bene. Che razzo ne sai tu? Groot! Beh, poteva andare meglio. Cerchiamo di prendere gli oggetti. A me non ha svegliato nessuno. Il ratto ha piccoli piedi imbottiti. Hai il passo felpato. Dai, non bisogna fare rumore. Il ratto è più irritabile del solito. Non voleva che vendessimo Groot. Neanche io. È stata una scelta subottimale. Ci ha pagato o sbaglio? Ora è solo questione di andarcene da qui tutti interi. Senza fare rumore.
Questi ci vanno giù pesanti veramente, però guarda qua, mamma mia. Non c'è nessuno qua. Rocket, ho bisogno di te. Bravo. Rocket, aspettaci, razzo. Infatti. Non ha aspettato. Grazie. Ha troppo fretta. Sì, però non mi spingete. Sarà qua dentro. Ok, non c'è neanche una ringhiera qui. Ho chiamato l'architetto della Morte Nera. Tale installazione non mi è familiare. Forse è meglio dividerci. Portello di sicurezza. Che c'è qua? Mangiatoria. Mi aspettavo più creature di così. Non hai visto il lucernario? Sembra che ci siano molti altri piani come questo sotto di noi. Qua chi c'è? Ah, Groot! Rocket, l'abbiamo trovato! Per di qua! Groot! Calma, bello! Ti tiro subito fuori! Oh, no, che vuoi fare? Non trasformiamolo in un falò! State indietro! Sfonderò il perimetro! È troppo spesso! Molto spesso! È troppo spesso! Ma dai! Ecco fatto! Come su Arago, Ciccio! Tra tre, due... Ha aperto lui praticamente. Ah, quella strega ti ha spogliato fino alla corteccia. Sai, saremmo arrivati prima, ma a piedini di fata. Felice di rivederti, Groot. Ora ci serve una via d'uscita. Ma sta bene. Forse Groot sa dove andare. Non è che è sotto il loro controllo. Ehi, aspetta, Ciccio. Che ti prende? Di qualcosa. Che c'è qua? Va bene, Groot. Tace, quel. Ma che ho fatto? Sei tu che hai insistito per seguire questo piano. Una ora la razzo di regina dei mostri lo ha... traumatizzato. È una specie di... come nutrire... Esatto. Varie specie di... È così, di animali, esseri. Ti ha fatto male. Gli hanno fatto qualcosa, sicuramente. Si sta portando verso... dai, bestione, non chiuderti a riccio. Forse l'albero è stato stregato. Un po' come ha fatto con quel Tartaro. Vogliamo parlare del fatto che sta andando in giro nudo? Ehi, Ciccio, forza, parlami. Che ti ha fatto quella cagnata? Trappola! Oh, porca... Guardiani della galassia! Idioti. Pensavate di potermi ingannare senza doverne pagare le conseguenze. Ci speravamo. Groot! Io sono Groot. E ora ditemi, chi di voi ha ritenuto opportuno affidare questo discutibile piano a un Flora Colossus? Un Flora Colossus? Lo chiamate amico, eppure ignorate la sua natura profonda. Non sapete forse che lui è... il peggior bugiardo della storia! Ve l'ho detto che non sa fingere di essere un mostro! Devo dargli credito. Ha mantenuto il segreto per quasi un'ora. Lady Elbend! Risolviamola con onore! Ci affronteremo in battaglia! Con onore? La tua offerta è senza senso, distruttore! Non c'è modo di sfuggire alla mia furia! Alla giustizia! Adesso si ragiona. Si combatte. Abitatore, divorali senza pietà! Oddio, i tentacoli! E vediamo finalmente il tizio tentacolare. Abitatore del buio. Che sei brutto. Ok, quello è un vero mostro. Tra poco sarà davvero morto. Urca. Non sarebbe male se avesse meno braccia. Sicuramente bisogna fargli rompere sti cosi. Nessuno parla ancora quanto lei. Aspetta. Capito? No!
Che ti fa? La carne dei propri nemici, chiaramente. Vai, vai, esteso. Inchiodiamo quei dannati tentacoli. Non possiedo alcun fiore. Infatti, noi quando lui ne mette abbiamo qua. Abbiamo decisamente avuto piani migliori! Siamo ancora vivi! Non nascondo segnato al tuo morto, negli Armenger! Ecco, facci un favore e gettati in quel buco! Dobbiamo abbattere il nemico! Li ha stesi! E dai, parliamone! Ma che parlare e parlare! Spara! Siamo senza munizioni però. Continua a colpirlo! Che cavolo mangia questa roba? State per scoprirlo! Guardiani! Vai, bloccalo! Sapevo che sarei finito mangiato da qualcosa! Sempre meglio di niente! Nessuno verrà divorato! Vai! Bravissima, Flamora! Pagherete molto cara! Vai! Addosso! Mi sa che è un po' tardi! Sono Drax che non si riprende. I negoziati sono finiti! Distruggili, mia creatura! Eliminiamo i tentacoli o finiremo spappolati! E li devo bloccare. No, brutto! Ora! Vai! Che cazzo attacco! Vai! Sì! No! Basta così! Ora basta giocare con loro! Benissimo! Che schifo! Questo sputa okay. Roba al cervello! Sacco. Non dimenticate quello grosso! Non me lo faccio ripetere! Donna letale inattivo! Guardate come si fa! Non sai con chi hai a che fare! Abbiamo due personaggi in scuola! È il caso di festeggiare! Perché solo mai esiste una cosa del genere? Non lo so! Ma è divertente farti a pezzi, vero? Ora, colpisci! Come se non avessimo già abbastanza problemi. Dai, Gamorro. Hop. Che cavolo. Entrato in modo di raccolta. Non c'è di che. Pensa ai grossi calibri. Dai, mi basta un colpo. Io la congelo, tu la fai a pezzi. Sì. Non capisco perché a volte non mi fai colpi congelati. Avanti, colpo troppo cresciuto! Cercate di distrarlo! Ah, lo in 6 o 3 ore mi avvistavo perché lo volevo curare. Pensavo che non si poteva fare, cavolo. Sì, non infierire. Qualcosa, fotosintesi? Sì, stai bene. Ora torna nella nicchia. Segreto è sconfiggerli prima che loro sconfiggano te! Grandi problemi, si risolvono con grandi amici! Grazie, Drax! Forza! Adesso sommergili! E basta queste cose! La bestia si nutre di queste creature gelatinose! Non lasciamo che riprenda le forze! Vai! Oh, vada,
Bene, facciamo progressi! Sto quasi cominciando a divertirmi! E che cavolo che non mi fusi. Ho gelatina dappertutto! Eppure la creatura persiste! Il problema non è... Era ora! Sta cercando di curarsi! Non ti curerai così facilmente. Manca solo un tentacolo. Come se non avessimo già abbastanza problemi! Problemi già piuttosto impegnativi! Pensa, gli basta un colpo! Intendi un taglio! Questa è la fine, non remorerà più! Potremmo usare il colpo, la grenata, ma non la parola. Attenti! Ghiacciali! Non sentirti in colpa! Cerca di ucciderci! Vai! Addosso! Affrontati! Dai. Non credo che la lascerà perdere. Ci pensiamo più tardi. La bestia si nutre di queste creature gelatinose. Basta che non si nutra di noi. Vai, blocca la Groot. Abitatore, sei stato ferito. Si sta spappando la gelatina! Non lo farà! Abitatore! Che cosa ti hanno fatto? E abbiamo tagliato i tentacoli. Ora basta! Scatena una gioia di fiamme! Queste cose sono calde e pesanti! Hai capito? No! Potremmo utilizzarle! Sì? Fatti qui! Lascia che le distrugga! E i tuoi sforzi sono ragazzi, tutti no, qui! No, ho fatto la donata per sbaglio. Ma ci sta come cosa finale. Oh, che spettacolo! Non ero così esaltata dalla guerra galattica! Meglio tenerla d'occhio, Quill. Ho battuto per entrambe le parti. Io invece non devo schierarmi con nessuno per fare una strage. Basta fare una che strage. Che mi piace proprio la gente che esplode. Dimenticate quanto siamo forti, non abbiamo paura, ma siete saltati, va bene, ma dobbiamo rilassarci per vincere. Ragazzi, avete dimenticato chi siamo? Non ci spaventa nessuno. Infatti. Che dovremmo temere? Stiamo vincendo. Giusto, esatto, perché la nostra vita è tutta una vittoria. Chi è con me? Quel disco perché? Guardali, Gamora! Tagliamo sotto! Dante! Avanti! La situazione si riscalda! Ah! Capita? Ok, cerchiamo di metterla sotto ghiaccio! Congelalo! Con molto piacere! La stessa arma sarà la tua rovina! Facciamola finita! Soverchiali, creatura! Vai. Il mio immenso potere sprecato! Perisci! La bava esterna si rigenera di continuo! La melma esterna! Giungo a salvarti, Peter Quill! Dai, sto morendo! Certo! Sputa palle di magma! Ovviamente! Probabilmente avrà mangiato quelle gelatine esplosive! Vai, tira! La fine sì. È vicina, Lady Alvarez! Ce l'abbiamo fatta! Vai! Spirettalo per me!
Abbiamo ucciso il suo animaletto, mi sa. Ragazzi, siamo salvi! Delle astronavi. Portatemi Nasher! Ragazzi, sulle moto! Scappiamo! È stata davvero sfaticante. A volte mi sono confuso con i tasti ancora, mamma mia. Però ce l'abbiamo fatta. Non badate a noi! Siamo ancora tutti interi! Dobbiamo alzare i tacchi e in fretta! Siete tutti le cinture! Vai! È così che si guida. Non è il caso di festeggiare, abbiamo commesso un errore. E una bella valanga di soldi. Non si sfugge alla furia di Lady Ambed. Questo è bizarro. Questo lo vedremo. Che succederà? Che... Aiuto! No, il vetro no. La Milano! Sbarazzati forse. Le vostre ossa saranno mie. Oddio, è la minaccia dei vichinghi. Questa ci farà le ossa. Vabbè, l'importante è essere sopravvissuti e scappati al momento. Ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. E chi se ne frega? Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Solamente dopo il tradimento dell'albero. Io sono Groot. Non parlo alberese. Albero. Se hai un problema con Groot, hai un problema con me. Infatti. Ehi, un problema alla volta. Lady Elbender si vendicherà, ne sono certo. Le toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corel. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti. Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Bombe fatte di alcol. Nicky. Sei tu. C'è un problema di connessione. Hai attorcigliato? Sì, non va. Nicky, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Dentro di me. Che? Quando sei partito, siamo entrati nella zona di quarantena. Sono fallita e... Ha provato a restringere la banda? Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick. Passami la mamma. Devo che un padre. Così tanto. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Non so se riuscirò a farti venire un po' alla testa. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Posso far tornare tutti. Ma che è successo? Oddio, chi ha fatto sto grido così? Ah, è stato Rocket. È il lama. Rocket! Visto che ha fatto? Guarda, si è smangiucchiato tutto. Aveva fame. E ora sta un po' elettrificato. Rocket, rilassati. È solo una matrice. Solo una matrice. Guarda qui, Quill. E ora dove li trovo i pezzi di ricambio? È distrutta! Al mercato nero. L'ho detto che era un errore tenere quel coso. Ma tu mi hai ascoltato? Oh no! Nessuno ascolta Rocket! Lui serve solo a riparare la razza di nave! Ti prometto che la ripareremo al più presto. Sì, come hai promesso di convincere la tua ragazza a lasciarci in pace? Sì, ma certo. Ehi, questo non è giusto. Sai cosa non è giusto, Quill? Essere l'unico a cui frega effettivamente qualcosa della Milano. Ragazzi, attracchiamo per sistemare l'antenna. Per fortuna conosco un tizio su Nowhere che ha le parti e che può liberarci del tracciante Nova. Non possiamo abbandonare la bambina. Sembrava un po' irrequieta. Il lama spaziale si è mangiato i cavi, Drax. Sarà stato un problema di connessione. E rimuovendo il tracciante, Corel ordinerà all'intera flotta Nova Corps di cercarci. Gamora ha ragione, abbiamo promesso. Infatti. Io ho promesso. Anche se la bambina diceva se riesce a localizzare Corel, paghiamo la multa. Mi prendi per i fondelli, Quill? Almeno non dovremo occuparci della prossima missione con il fiato dei Nova sul collo. Se ce ne sarà una.
Va bene, ragazzi, dopo questa esperienza che abbiamo avuto con la regina e tutto Groot il resto, sta tenendo sotto controllo quel dentone maledetto. Scopriremo nella prossima puntata cosa è successo alla mia Nicky, nave. Altrimenti... e anche cercheremo di riparare la Milano. Va bene, io direi per questo episodio è tutto. Un saluto dai fuochi rossi e dal vostro nome. Ciao ragazzi, a presto con le prossime puntate.